perché ci sarà bisogno di alcune centinaia di donne e uomini in gamba. Il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha scelto le Marche, più precisamente la città di Pesaro, per dare il via alla campagna elettorale del partito in occasione delle elezioni del 25 settembre prossimo. All'hotel Excelsior sono stati presentati alla stampa i candidati della Lega Marche nelle liste uninominali e proporzionali di Camera e Senato. Tra quelli uninominali in Camera, i due assessori in carica in Regione, Mirko Carloni e Giorgia Latini. Presenti alla conferenza anche i candidati plurinominali del proporzionale, come il capolista della Camera Riccardo Augusto Marchetti, deputato e commissario della Lega Marche, seguito da Elena Campagnolo, Giuliano Pazzaglini e Silvana Giretti, e poi il capolista al Senato Mauro Lucentini con Alessandro Amadio e Laura Laviano. Contento di partire dalle Marche, ha commentato Salvini. Prometteremo poco, ma manterremo tutto. E la priorità per la Lega è e sarà lavoro e tasse. Quindi lavoro vuol dire azzerare la legge Fornero e arrivare a quota 41, che dà a circa 1 milione di lavoratrici e lavoratori la possibilità di andare in pensione e apre tanti spazi di lavoro ai giovani. E sono contento che anche CGL, CISL e UIL sostengano questa battaglia della Lega. Tasse significa estendere la flat tax ad altre partite IVA e in prospettiva anche ai dipendenti e alle famiglie, pensionati fino a 70.000 euro di reddito familiare, quindi non si tratta dei milionari o dei ricconi. E poi c'è un tema di sicurezza, ormai ahimè quotidiana, con episodi di cronaca nera che non si contano, un altro stupro a Bologna nelle ultime ore, baby gang, sbarchi continui, quindi dal punto di vista della sicurezza, del controllo delle città e del contrasto all'immigrazione clandestina, penso che la Lega sia una garanzia per gli italiani e per gli immigrati per bene che ci sono. Nelle Marche contiamo di vincere ovunque. Adesso, con tutta la scaramanzia e l'umiltà del caso, perché sono solo gli italiani e i marchigiani a decidere col loro voto il 25 settembre, però l'aria è veramente buona, c'è tanta voglia di cambiamento. Se il centrodestra vince, ci sono 5 anni di stabilità, di sicurezza, di tranquillità, una maggioranza finalmente omogenea, senza PD e 5 Stelle a fare i capricci. Io sono orgoglioso del lavoro di donne e uomini della Lega in Regione Marche, dei nostri sindaci, dei nostri amministratori regionali. Abbiamo fatto scelte su persone molto valide, tante altre in gamba ce ne sarebbero state, però purtroppo la riduzione delle liste a questo ha portato. Però c'è una bella squadra e soprattutto dal 26 settembre altri marchigiani potranno portare a Roma il loro importante contributo. Qua penso che se il centrodestra continuerà a lavorare bene, se la Lega continuerà a lavorare bene, vinceremo in tutti i collegi. A prendere poi la parola è stato Mirko Carloni. La Lega mi ha chiesto la disponibilità, ovviamente io l'ho data e devo dire sono molto fiero di poter rappresentare la Lega e tutto il centrodestra nel collegio di Pesaro e Urbino, che è il mio collegio dove ho cominciato a fare politica tanti anni fa, insomma, e oggi penso di poter portare un bagaglio di esperienza, di competenza anche maturata proprio in questi 2 anni in regione, non solo di conoscenza dei problemi ma anche qualche idea di come risolverli, perché in 2 anni abbiamo visto che poi tante delle decisioni prese si risolvono su Roma e quindi è importante anche lì avere una collaborazione, un collegamento tra la giunta regionale e le istituzioni romane. Ora quello che noi stiamo preparando è una proposta politica per i cittadini delle Marche, in particolare di Pesaro e Urbino, in modo che si sentano rappresentati e possano votare chi ritengono più opportuno. In questo caso io credo che la Lega, che ha dimostrato anche di saper valorizzare i territori, gli amministratori locali, possa essere un partito che più di chiunque altro ha questa cultura di portare a Roma i problemi del territorio.